Dimitri Russo, sindaco di Castel Volturno, un territorio da sempre molto difficile, però dal quale nascono anche belle storie come quella del Tantan Basket che oggi andiamo a celebrare. Sindaco, questo è un punto di svolta per la sua città o quantomeno un volano che può indirizzare verso orizzonti migliori? Guardi, lo spero, perché davvero la favola Tantan Basket rappresenta a Castel Volturno l'inizio di un percorso davvero di integrazione, perché la vera integrazione viene fatta a scuola e con lo sport, cioè questi strumenti aggregativi di cui ne abbiamo tantissimo bisogno sul territorio, ma in questo momento storico in Italia, in Campania e soprattutto a Castel Volturno è davvero un messaggio importante, perché questi, io prima lo dicevo pure all'ex ministro, pensare che ragazzi nati a Castel Volturno che parlano benissimo l'italiano, il napoletano, che frequentano le nostre scuole, poi a 18 anni diventano, come dire, tra virgolette, non italiani e devono chiedere il permesso di soggiorno, veramente è qualcosa di deprimente che va necessariamente aggiustato. Quindi la legge dell'ex ministro Lotti, che andava sulla promozione dello sport come strumento di unione e aggregazione, potrebbe essere anche un'altra spinta per la politica, per esempio verso l'approvazione dello Ius Soli? Assolutamente sì, infatti molti hanno chiamato la norma Tantan Basket un preludio al Ius Soli, possiamo dire una sorta di Ius sportivo, ma effettivamente mai come in questo periodo bisognerebbe comunque avanzare questa proposta e farla, perché è paradossale effettivamente che ragazzi nati in Italia, che vivono in Italia, poi si debbano sentire a 18 anni stranieri, è assurdo.